perché i bambini ci dovrebbero ascoltare. Top! Lo so che sei tu l'adulto, lo so che ti sei tu responsabile, che ne sai di più dei bambini, ok. Ai tuoi bambini forse questa motivazione rischia di non bastare. Proprio come, non so te, ma a me non sempre basta sapere che bisogna fare esercizio per motivarmi a correre tutte le mattine mezz'ora appena sveglia. Prova a metterti nei panni di Riccardo ascoltando la sua discussione con la mamma stamattina. Dai, 8:30 e siamo fuori. No, non penserai mica di uscire così, vero? Così come? Così leggero, non hai neanche una giacchina. Forza, corri a prenderti la giacca subito. Non fa freddo, non la voglio la giacca, mamma, non la voglio, non la metto. Ma hai visto quanti gradi ci sono? No, non se ne parla. Poi prendi freddo, ti viene il raffreddore e domani come facciamo con la scuola? Fila! Perfetto, sto a casa! Sì, dai, raffreddore! Sì, ci manca solo che stai a casa perché ti viene il raffreddore. Dai, forza! Riccardo, non vedo il tuo cappotto. Dai, sei più grande, dai il buon esempio, su! Poi sbrighiamoci che siamo in ritardo come al solito. Non la voglio la giacca, mamma! Quella poi è calda, mi gratta, mi dà fastidio. Ma com'è possibile che ti dia fastidio? Vabbè, senti, almeno portatela dietro, portatela solo dietro. Però la porti tu, io non la porto. Io sicuramente sono stata un po' come mamma Francesca e forse è capitato anche a te. Se ti ricordi dal video della serie precedente nella serie, se non l'hai visto ancora te lo consiglio perché abbiamo visto come mai nei momenti di stress finiamo con il riprodurre vecchi automatismi poco utili. Come per esempio in questo caso la mamma cosa fa? Impartisce una serie di ordini, minaccia poi con delle conseguenze che per i bambini sono tutto sommato di poco impatto o comunque poco comprensibili. Cerca di imporre ai suoi bambini la scelta su quale giacca mettere, quando metterla, senza lasciare un margine di autonomia e senza cercare di creare quella connessione con i bambini tramite il gioco, comprensione dei loro stati d'animo e dei loro bisogni. Mi dirai, sì, ma c'è poco tempo, lo so, adesso lo vediamo. Cosa devi fare? Lasciarli uscire senza giacca? No, a meno che non faccia poi così freddo, questa è una scelta naturalmente tua, ma l'ideale è imparare a parlare prendendo in conto anche il punto di vista dei bambini. Guarda per esempio nell'esempio qua di seguito. Ok, chi ha lo zaino pronto alzi la mano? Io! Chi mi sa dire che tempo fa oggi? Boh, c'è il sole. Ma sei andato fuori a sentire la temperatura? Se fa caldo, fa freddo. Ah, dai, ottima idea, vai tu a sentire se fa freddo. Allora, cosa vi serve per uscire? Uffa, non ho voglia di mettere la giacca, mi tira con questa felpa, mamma. Ho un'idea, perché non la metti nella cartella? Così, se poi hai freddo ce l'hai, la puoi mettere, se no non la tiri neanche fuori. Ok. Pronti partenza via? Arrivo prima io! Cosa hai notato di diverso in questo esempio? Mamma Francesca cosa fa? Continua a coinvolgere attivamente i suoi bambini. Gli fa domande, gli fa proposte, incoraggia la loro autonomia, la loro presa di decisione, naturalmente in modo guidato, e poiché la relazione con i suoi bambini è messa al primo posto, ci si ascolta, tipicamente segue anche la collaborazione da parte dei bambini. Lo so, sono piccole cose che però fanno tutta la differenza e richiedono di prestare attenzione. Uscire magari dal pilota automatico e dalle abitudini, e quindi certamente fare un piccolo sforzo in più. Ma i risultati sono davvero fenomenali e soprattutto spesso sono immediati. Le frasi che hai sentito nei due esempi sono state prese da uno dei miei percorsi in cui c'è proprio tutto il copione nelle situazioni più solitamente più conflittuali con i bambini, come quella di uscire di casa la mattina oppure fare i compiti o spegnere i cartoni quando è il momento di venire a tavola. Quindi chiedimi se vuoi il link, se vuoi saperne di più, se ti sembrano utili. E se ti stai chiedendo come fare durante la mega crisi dei bambini con pianti, urla e strepiti, dai un'occhiata a questo video, trovi qui lì, da qualche parte, che ti indica cosa devi fare, quali sono le cose che da evitare se vuoi risolvere più rapidamente o evitare le crisi, questi momenti intensi di tensione con i tuoi bambini. E poi una cosa che potresti chiederti è: ok, ma quindi mi stai dicendo, Clio, che basta che mi imparo a memoria delle frasi e bam, risolti tutti i problemi di comunicazione con i bambini? E faresti bene a pormi questa domanda, perché effettivamente, oltre naturalmente la scelta delle parole ha il suo peso, ma la dimensione non verbale
è assolutamente altrettanto, se non ancora più importante. Quindi la vediamo nel prossimo video della serie. Se ti abboni al canale, ricevi la notifica non appena viene pubblicato. A presto!